Mariano, allora, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani al Voto del Corriere dell'Università. Quest'oggi sempre in collegamento giovani, studenti universitari che ci diranno un po' che cosa ne pensano di questa tornata elettorale, come vedono il mondo della politica e magari cosa voteranno. Saremo oggi in collegamento, anzi la vedo già collegata, la saluto, con Nicoletta Labarile. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Dove buongiorno sei? All'Università degli Studi del Foro Italico, se non sbaglio. Esatto, siamo qui davanti all'Università del Foro Italico, davanti a noi la bellezza del Lungotevere, e tanti studenti che vogliono dirci la loro su queste elezioni, perché sono curiosi di capirne di più, ma soprattutto di far sentire la loro voce. Bene. Infatti sono qui con Sandro e Matteo. Bene. Allora, io intanto saluto Alessandro e Matteo, siamo ovviamente interessati a sentire il loro punto di vista e ci ricolleghiamo fra qualche minuto. Nel frattempo diamo la rassegna stampa. Allora, che cosa è successo oggi? Che cosa scrivono i giornali? Saluto anche Marco Vesperini. Buongiorno. Che è qui con me nella diretta di questo mercoledì 21 febbraio. Allora, partiamo subito dal Corriere della Sera. Berlusconi apre ai ribelli del Movimento 5 Stelle. Accogliamo chi accetta il programma. Prima del voto indicherò il Premier. In realtà, come sapete, si parlava di larghe intese, ma sembrano diventare più larghe di quelle che avevano previsto. E dice Berlusconi, accogliere gli esclusi dei 5 Stelle? Silvio Berlusconi non è contrario, se servisse a evitare un ritorno alle urne. La replica di Luigi Di Maio: voleva il vincolo di mandato Berlusconi, ora accoglie i transfughi. Beh, vedete, insomma, i continui attacchi e contrattacchi non mancano, siamo nelle ultime giornate, quindi il clima ovviamente si fa più incandescente. Il leader di Forza Italia parla anche del candidato premier del centrodestra. Lo indicheremo prima del voto. Sapete che si è parlato tanto di Antonio Tajani, che è il presidente del Parlamento europeo e che probabilmente sarà proprio lui la persona indicata da Berlusconi nel caso in cui lo schieramento di centrodestra dovesse arrivare per primo. Interviene anche Pierluigi Bersani di Liberi Uguali sull'endorsement invece di Prodi a Gentiloni. Sapete che Prodi ha fatto un endorsement alla coalizione di centro-sinistra, in particolare lo schieramento di Insieme, indicando in Gentiloni il più papabile dei premier e quindi facendo un endorsement per Gentiloni. E Bersani dice: il professore sbaglia, Gentiloni è una sfumatura del renzismo. E sul segretario del PD continua Bersani: Renzi ci aiuta ci accusa di aiutare Salvini, è un imbroglione. Vedete, insomma, c'è tanto da leggere, da commentare, ma torniamo al Foro Italico con un primo commento dei ragazzi. Allora, Alessandro, tu stai seguendo un po' questa campagna elettorale, ti stai informando e in che modo? Sì, sto seguendo questa campagna elettorale soprattutto tramite i dibattiti in TV, non seguo in particolare politici sui social, non sono una persona che sta molto attenta a queste cose, soprattutto mi dedico ai dibattiti in TV, sui programmi di La Sette, insomma, questi programmi qui, diciamo. Quanti anni hai tu, Alessandro? 21, giovanissimo, quindi andrai per la prima volta al voto? La seconda volta al voto. Per la seconda volta, hai già votato in occasione delle amministrative? Esatto. Ok, e tu sei uno studente dell'Università del Foro Italico? Esattamente, esattamente. Che programmi hai per il futuro? Che cosa ti piacerebbe fare nella vita? Sicuramente il nostro campo è un campo che spazia molti ambienti, diciamo, da quello più semplice che può essere quello dell'insegnante di educazione fisica oppure del personal trainer, anche a un rieducatore
fisico all'interno delle cliniche, che è, diciamo, l'aspetto che mi interessa di più. Senti, ma tu sei, come dire, lontano dal mondo della politica? Sei anche tu fra quei giovani un po' disillusi? Oppure pensi che sia importante partecipare e prendere un po' in mano il vostro futuro? Beh, diciamo che non sono uno di quei ragazzi che si attiva politicamente, ma comunque una persona che si interessa ai diversi aspetti che la politica incontra. Diciamo che ho a cuore il mio futuro, ma non sono uno di quei ragazzi che fanno degli interventi concreti, diciamo. Però sono una persona che giudica molto e sta attento poi quando deve andare a votare, fa le sue scelte, insomma. Con la testa, insomma, ci pensa, Senti, non seguire correnti improvvisate. hai già un'idea su chi votare o anche tu scioglierai Ancora le no, riserve nell'ultima ora? però sto seguendo questi giorni quelli che sono un po', ormai siamo agli sgoccioli, sono i dibattiti un po' più accesi, magari dove si possono concretizzare di più i discorsi. Vediamo un po', ancora non ho le idee ben chiare, ma più o meno sicuramente è un voto Salvini. No? No, Perché? diciamo che è una persona che viene un po' dal neolitico, diciamo, insieme a Meloni e Berlusconi, sono personaggi che non si accostano molto al mio pensiero, pensieri estremisti, quindi che a me non interessano, non piacciono. Ok, quindi insomma guarderei un po' dall'altra parte. Senti, ma invece a casa, in famiglia, se ne parla di politica, i tuoi genitori votano, oppure sono distanti dalla politica? No, sono partecipi, mio padre anzi mi invoglia a seguire queste cose perché insomma sa che ne va insomma, del mio, del suo futuro. Tante. Bene, bene. Allora, intanto grazie ad Alessandro. Fra poco, tu Nicoletta, volevi aggiungere qualcosa? Volevi fare qualche domanda ad Alessandro? No, non volevo aggiungere nulla di quello che è già stato detto, però è esplicativo intervistare i giovani perché dalle loro voci si capisce tanto in merito al clima che si respira intorno a questa campagna elettorale. E si smentisce anche un po' la questione social, perché in realtà molti ci stanno confermando che seguono i dibattiti televisivi, quindi la televisione ha ancora un ruolo importante. Sì, parlavano di talk Oltre che. prima, parlavano dei talk, quindi insomma tutto sommato hanno sempre, anche se molto criticati, hanno una funzione importante, specie in prossimità degli appuntamenti elettorali. Va bene, allora ritorniamo da te fra poco con un nuovo ospite e io Certo, riprendo. abbiamo e Alessandro, Benissimo, Matteo. bene, bene. Allora tieni in caldo Matteo, noi torniamo adesso in studio con sempre la rassegna stampa e sempre il Corriere della Sera. C'è stata un'intervista di Tommaso Labate che ha intervistato nel programma Italia 18 su Corriere TV il presidente Berlusconi. In realtà gli ha fatto diverse domande e quello che in questo momento gira molto è quella dei transfughi dei 5 Stelle, quindi coloro che probabilmente saranno eletti ma che sono stati mandati via dal movimento. E Berlusconi dice: "Non si dice mai di no a chi è pronto a firmare il tuo programma. Questi sono stati presi a casaccio e gente che non ha mai lavorato." Quindi, come dire, da un lato Berlusconi ha sempre criticato 5 Stelle, tacciandoli di essere nulla facenti, persone senza esperienza, adesso si dice pronto ad accogliere i trasfughi. La nostra coalizione sarebbe molto conveniente per loro. Potrebbero trattenere per intero l'indennità parlamentare. Quindi, come dire, mi sembra un modo, come dire, per ingolosire
no, i 5 Stelle, anche se ovviamente anche nel gruppo misto loro manterrebbero l'indennità, perché una volta fuoriusciti dal 5 Stelle non avrebbero più l'impegno col partito, seppur poi l'impegno morale resterebbe. Vedremo insomma che cosa accadrà. Luigi Di Maio ha replicato a stretto giro a Berlusconi su Facebook, quindi come sapete 5 Stelle molto molto attivi sui social, e ha risposto: prima dicono che vogliono istituire il vincolo di mandato per evitare i cambi di casacca e poi sono pronti a prendere quelli che la cambiano. È un atteggiamento peggiore della camorra. Gli atteggiamenti mafiosi si riversano proprio in queste pratiche. Invece Di Battista parla di mercato delle vacche preventivo. Ecco, uno scontro direi frontale fra 5 Stelle e Berlusconi, Forza Italia, proprio relativo a questa campagna acquisti. Poi ci sono già dei commenti social, c'è Maria Gianpetruzzi che scrive: il futuro è anche e soprattutto in mano ai giovani, quindi una sorta di invito ai giovani come lui a partecipare a questo impegno politico culturale. Altra notizia che è venuta fuori sempre dall'intervista di Tommaso Labate a Berlusconi è questo cosiddetto Young Act. Lo abbiamo lanciato sui social qualche ora fa. In realtà si tratterebbe di una nuova proposta di Berlusconi, di un primo atto del governo eventuale di centrodestra, e secondo il leader di Forza Italia è un intervento per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Si tratterebbe di uno sgravio di 3 anni per le aziende che assumono e sull'apprendistato, che proseguirebbe per ulteriori 3 anni una volta assunto il giovane dopo l'apprendistato. Quindi un periodo di 6 anni durante il quale l'azienda avrebbe come unico costo quello dello stipendio del giovane. Questa iniziativa prende il nome di Young Act, ne sentiremo probabilmente parlare anche nei prossimi giorni. Torniamo al Foro Italico, questo ping pong con l'università che forma i giovani in questo ambito che è quello dello sport, della managerialità per lo sport. Allora, Matteo, come vedi il futuro per un giovane come te? Il futuro per un giovane come te? Beh, spero radioso, però non lo so, bisogna vedere da queste lezioni. Radioso è un aggettivo che mi piace, radioso. Io però non lo so. Allora, il futuro per i giovani. Cosa? Prego, prego. No, cioè, io spero sia positivo il futuro per il nostro paese. Dipende da chi va di venire. Quindi, poiché ritieni che la politica sia importante, tu andrai al voto il 4 marzo? Beh, quello sì, perché comunque il voto, vabbè, è un diritto ma anche un dovere, quindi non comprendo le persone che dicono io non vado a votare perché tanto che cosa cambia se vado a votare, se non vado a votare, quindi comunque ci vado, però non sono una persona che è attiva in politica. Quindi mi andrò a informare molto bene prima di andare a votare. Hai già un'idea? Un'idea su chi votare? Adesso non ho un'idea. E come Alessandro hai già, insomma, quantomeno escluso qualche cordata, qualche coalizione? Beh, o sei aperto a tutte le opzioni? Diciamo che non escludo niente, non escludo né la destra né la sinistra. Ok. Non
non ho pregiudizi verso queste coalizioni, quindi andrò a vedere i programmi e in base al programma. Ecco, quindi al momento non hai ancora visto i programmi, non sei andato ancora un po' sui siti dei partiti, insomma. Qualcosa sì, però molto superficialmente. E chi hai visto? Di quale programma? Adesso non mi ricordo precisamente tutti i programmi, però tipo la Lega Nord, Salvini, poi il Partito Democratico, ho visto. Per ora devo dire che forse il Partito Democratico mi convince. Ti convince un po' di più. Bene, comunque, diciamo, sarai anche tu uno di quegli elettori da convincere nell'ultima ora, insomma, se ho capito bene. Sì, esatto. Forse sì. Bene. Senti, tu hai già un'idea di quello che farai nella vita? Ti sei iscritto lì all'Università del Foro Italico con un obiettivo? Perché comunque lo sport è la mia passione, quindi vorrei fare qualcosa in questo ambito. Quindi certo, se ci sta un programma che... c'è un partito che mette nel suo programma qualcosa che possa aiutare lo sport, mi farebbe anche un po', no? Mi farebbe piacere e magari prendere più da me. Abbiamo qualche problema di collegamento con il Foro Italico, con il giovane Matteo, studente che si appresta al voto. Torniamo intanto in studio, nel frattempo voglio farvi vedere Repubblica, perché oggi tutti i giornali insistono sul tramonto delle larghe intese. Che cosa significa? Significa che molto probabilmente le intese saranno, secondo anche gli auspici per esempio di Berlusconi, più larghe di quanto non si fosse immaginato fin qui. E allora, dice Berlusconi, questo PD non tiene più. In caso di pareggio, il Cavaliere pensa ad una maggioranza più larga. Poi c'è una curiosità che riguarda il Cavaliere, che è sempre, come dire, un protagonista anche fuori dai momenti istituzionali. In particolare era intervistato da una giornalista della BBC e c'è stato un siparietto fuori campo, perché la giornalista lo ha salutato con una stretta di mano vigorosa e Berlusconi ha replicato che con quel tipo di stretta di mano, era una stretta troppo vigorosa, nessuna l'avrebbe più sposata. Allora, la BBC nel suo sito ha pubblicato un post dal titolo How many political interviews end like this? Ovvero, quante interviste politiche finiscono così? Una domanda un po' retorica della BBC che ha attaccato Berlusconi rispetto a questo siparietto. E ha aggiunto anche, Berlusconi ha detto, questa giornata per lei sarà una giornata storica, un incontro che probabilmente sarà fondamentale per la tua vita. La corrispondente ha replicato, lo spero, e il siparietto è finito là. Insomma, come sapete, Berlusconi ci ha abituato a diversi siparietti. Allora, vedo nuovamente collegata Nicoletta con Matteo, al quale volevo fare ancora una domanda. E poi, come dire, se si riesce, Nicoletta, vorrei un po' di quote rosa, se si riuscisse a trovare una testimonianza al femminile, ne sarei contento, anche se sappiamo che quel tipo di indirizzo di studi è molto al maschile. Vero, Matteo, è per lo più al maschile? L'ho sentito perché ci stava un po' di musica qua. Dovete sapere che qui stanno ancora finendo gli esami, quindi stiamo anche gioendo insieme a loro per esami andati a buon fine, quindi stiamo intercettando gioie e malumori, elezioni ma anche esami, un po' di tutto. Molto bene, se riusciamo a prendere anche una quota femminile, Nicoletta, insomma non sarebbe male, ma siete per lo più maschi lì, vero Matteo?
Vabbè, diciamo per lo più sì, però ci sono anche molte ragazze. Ci sono anche molte ragazze. Matteo, allora, hai dato uno sguardo, insomma, un po' dicevi ad alcuni programmi di alcuni partiti, del PD, di Salvini, e quindi continuerai a informarti. Cosa potrebbe cambiare la tua idea e cosa potrebbe convincerti, per esempio, a votare uno schieramento? Non lo so, Berlusconi promette per esempio uno Young Act, dice appena vado al governo faccio un provvedimento per i giovani. E il Partito Democratico propone una pensione di garanzia per i giovani. Che cosa potrebbe in qualche modo convincervi ad andare a votare uno schieramento piuttosto che un altro? Beh, certo, essendo giovani, se qualcuno mette in programma qualcosa che possa facilitare gli studenti universitari, anche perché le università private sono quelle che sono un po' organizzate male. Quindi qualcosa che possa cambiare l'organizzazione, oppure sì, qualcosa che riguardi i giovani, insomma. Qualcosa Alla che fine possa cosa coinvolgere voi voto. giovani. Va bene. Nicoletta, vuoi aggiungere qualcosa? Nel frattempo, se recuperiamo una quota femminile, ne sarei contento. Sì, cerchiamo di recuperare una quota femminile, ci mettiamo all'opera e alla ricerca e quindi ci vediamo dopo. Va bene, a dopo. Grazie Matteo, in bocca al lupo per tutto. Grazie, bocca al lupo. Allora, torniamo in studio. Tutti i giornali, come abbiamo visto, aprono un po' su questa questione delle larghe intese. E il Sole 24 Ore, invece, parla di lavoro e c'è un articolo molto interessante in cui, si racconta che in Europa mancano 2 milioni di lavoratori specializzati e è il problema numero uno indicato dalle aziende tedesche, ma anche quelle del resto d'Europa, dove questo fenomeno è in crescita, ovvero la mancanza di figure professionali specializzate. In particolare si segnala la carenza in tre settori che sono quello dell'auto, quello dei trasporti e anche il settore delle costruzioni. C'è un'analisi molto precisa e puntuale nella quale si indicano le percentuali di difficoltà delle imprese a trovare questa manodopera specializzata. E allora, dice il quotidiano di Confindustria, bisognerebbe adeguare le competenze dei giovani con delle scuole migliori, con un apprendistato efficiente e con un'istruzione continua. Pensate che la difficoltà per le imprese di trovare giovani specializzati è in Italia al 31%, ovvero 3 imprese su 10 non riescono a trovare personale adatto, percentuale alta anche in paesi importanti, paesi del Nord Europa come la Finlandia al 37%, la Svezia al 36%, la Polonia al 44%, per arrivare ad un numero significativo, ad una percentuale del 60% in Grecia che ha un primato in questo settore. Germania 49%. Questo è molto significativo perché vuol dire che un'azienda su due in Germania fa fatica a trovare manodopera specializzata. Allora, Marco Vesperini, lavoro, i programmi dei partiti sul lavoro e quali sono i principali provvedimenti proposti nei programmi dei vari schieramenti? Dato che parleremo di lavoro in questa puntata, volevo un attimo fare un focus sulle start-up che sono, diciamo, un incentivo di impresa soprattutto giovane. E diamo alcuni numeri, nel senso che nelle start-up in Italia, in data del 30 agosto 2017, il numero di start-up in Italia erano 7.709, quindi un numero, diciamo, abbastanza nitidamente basso rispetto agli altri paesi europei.
Soprattutto è interessante questo dato, cioè che la media del capitale di ognuna di queste start-up era di 50.000 euro. Diciamo le regioni invece più innovative da questo punto di vista, quindi con il maggior numero di start-up, sono sul podio, ci sono Lombardia prima, Emilia Romagna seconda e Lazio terza. E invece per quanto riguarda il lavoro e i programmi dei partiti, diciamo che possiamo partire dal PD. Scusa Marco, questo cosa ci fa capire? Che cosa racconta questa fotografia? Cioè che in Italia bisognerebbe, come nel resto d'Europa, investire maggiormente di più in startup, sull'autoimprenditorialità e quindi sulle startup. Se vogliamo fare un confronto europeo, possiamo dire che in Europa il paese che ha investito di più in startup è la Francia. Parliamo di oltre 4 miliardi tra il 2016 e il 2017. Poi ci sono Svezia 1,6 miliardi, Svizzera 812 milioni, Spagna 611 milioni. L'Italia è soltanto nona, con un investimento al 2017 di 162 milioni di euro. Ben pochi. Se soltanto pensiamo che la Cina a livello internazionale ha speso negli ultimi due anni 37 miliardi di dollari in startup. Poi voglio dire, in un'epoca in cui il lavoro purtroppo non è così semplice da trovare, il pubblico ovviamente riduce sempre le sue assunzioni, quindi meno concorsi e meno assunzioni pubbliche, una forma ovviamente straordinaria per potersi impiegare, per poter trovare un po' la propria strada è quella dell'autoimprenditorialità. Quindi sembrerebbe davvero, intelligente investire su un segmento che dovrebbe essere innovativo e fra i principali per collocare e dare lavoro ai nostri giovani. Purtroppo su questa tematica nei programmi dei partiti c'è ben poco. Nel programma del Partito Democratico non parla di investimenti pubblici come ha fatto la Francia rispetto alle startup, ma si parla di venture capital e crowdfunding, quindi diciamo investimenti privati, quindi di fiscalizzarli magari, e istituzionale il crowdfunding, quindi un contributo sempre privato all'innovazione startup. Cioè non è detto che i soldi ce li debba mettere soltanto il pubblico potrebbe certo essere una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. Tra il pubblico e privato. Il crowdfunding poi è una delle, come dire, delle innovative forme di acquisizione di risorse. Questa è l'idea infatti del Partito Democratico, capitale privato e crowdfunding soprattutto anche pubblico come forma di investimento, ma non c'è un idea, non c'è nessun piano di grande respiro. Sai che a me piace quella forma in cui se c'è una idea imprenditoriale che raccoglie soldi dai privati, a me piace l'idea che il pubblico valorizzi queste stesse iniziative, cioè l'idea che riesce a prendere per esempio 1 milione di euro, beh, io metterei 1 milione poi di soldi pubblici per arricchire l'investimento, quindi questo potrebbe essere una bella e virtuosa collaborazione pubblico-privato. Da questo punto di vista anche Forza Italia, meno Lega e Fratelli d'Italia, più Forza Italia nella compagine di centrodestra, punta al crowdfunding come investimento pubblico-privato rispetto alle start-up, questa tematica del lavoro importante. Invece diciamo che uno dei programmi che va più verso questo indirizzo è forse quello del Movimento 5 Stelle, che con la rete, con l'innovazione ha fatto un po' il suo cavallo di battaglia. Anche se non si parla nel programma di vere e proprie cifre di investimento, quindi di soldi spesi, recentemente il candidato Luigi Di Maio, intervenendo al Talent Garden di Milano, ha dichiarato che nel 2025 circa il 50% dei lavoratori in Italia sarà di tipo creativo, il 60% dei lavori, come li conosciamo oggi, si trasformerà o sparirà addirittura. Tra i lavori creativi che ci sono sicuramente quelli legati all'innovazione, che sono il nostro obiettivo di governo, quindi investire in innovazione, investire in una smart nation. Il Movimento 5 Stelle nel programma parla appunto di questa smart nation, cioè di meno leggi burocratiche, più investimento per internet, per l'accesso alla rete, innovazione e uno sviluppo di nuove professioni. Però perfetto, quindi diciamo, dire che sappiamo che 5 Stelle sono, dobbiamo dire, sono però tutti giovani e quindi ovviamente il tema è loro. Anche fermiamoci un attimo qui, punto, sì. Perché vedo una presenza femminile, oltre quella della nostra Nicoletta Labarile,
di cui mi rallegro molto, perché sono abituato a vedere sempre maschietti in video e mi fa piacere che Corriere Univ oggi aumenti un po' le sue quote rosa. Allora do il benvenuto, non conosco il nome della nostra ospite, presentacela tu. Noi crediamo assolutamente nel potere delle donne, siamo più timide ma siamo più forti. Non esageriamo, Nicoletta, non esageriamo. Quindi sono qui con Silvia, che ci dirà la sua su queste elezioni politiche. Che te ne pare? Che clima percepisci? Ti sei informata? Mi sto informando perché ancora non sono pienamente sicura, insomma, della scelta da fare. Mi informerò nei prossimi giorni, anche perché ho appena finito l'esame, ero impegnata con gli esami universitari. Com'è andata? Com'è andato l'esame? Com'è andato l'esame? Bene, bravo! Brava! Grazie! Come mai hai scelto di iscriverti all'Università del Foro Italico? Come mai hai scelto questo indirizzo? È sempre stata una mia passione, fin da piccola lo sport l'ho sempre considerato importante per la salute e per tutto il resto, però io punto a finire questa laurea e poi entrare in fisioterapia, che è il mio sogno da sempre. Torniamo al tema elettorale. Sì. Che cosa pensi di queste elezioni? Come, hai già un'idea? Hai già un orientamento? Mi sono informata molto per vari impegni personali e universitari, quindi non posso ancora comunque esporre un'idea e essere sicura. Non mi devo comunque informare. In questi giorni mi informerò meglio. Sì. Andrai comunque al voto. Andrai comunque al voto? Sì, andrò. Bene. Nicoletta, allora, che domanda, cosa possiamo chiedere? Silvia mi ha detto che un mezzo di informazione per lei è anche la sua famiglia, quindi in famiglia, diciamo, la politica è un argomento di discussione ricorrente, oppure utilizzi magari dei canali più indipendenti, segui qualche politico sui social, che te ne pare della comunicazione che fanno anche attraverso i social? Riguardo la comunicazione sui social, magari ad esempio Facebook, che è il più rinomato, certo. Diciamo, sì, leggo qualcosa, leggerò meglio in questi giorni, nella mia famiglia, per confrontarmi proprio l'idea è mia, comunque, sì. Certo. Romana o sei fuori sede? Di Roma. E ad esempio, per Roma in particolare, cosa ti auspichi anche in relazione al tuo futuro? Vedi il tuo futuro all'estero, lo vedi qui? Quindi magari quali sono dei punti focali che vorresti ritrovare in qualche programma elettorale, anche in virtù della tua carriera accademica? Vorrei lavorare comunque a Roma in un futuro. Quindi Silvia, c'è ancora le idee un po' confuse, ma andrà al voto, si informerà e ce la faremo. Attraverso il voto abbiamo ha tutto il tempo per poter, come dire, avvicinarsi intanto ai temi, ha tutto il tempo per informarsi e probabilmente, insomma, come tante persone ancora indecise, scioglierà la riserva all'ultima ora, quindi, immagino, se ho capito bene. Non ho ancora le idee chiare, però me le farò sicuramente in questi giorni e andrò al voto. Non so quindi anche esporre la mia idea chiara, perciò non posso essere più di aiuto di così. Certo, però Silvia. Silvia, allora, ancora in bocca al lupo per la tua carriera, ti lasciamo, come dire, godere il post-esame. Insomma, ricordo anche io quando finivo un esame era una liberazione, quindi insomma ti lasciamo godere di questo momento straordinario. Allora grazie Nicoletta a te per questo collegamento, ormai sta diventando un punto fisso all'interno della rubrica Giovani al Voto, adesso decideremo dove continuare ad andare per raccogliere le impressioni dei giovani, le impressioni dei ragazzi. Allora grazie, ci aggiorniamo presto e ancora un saluto a voi al Foro Italico lì a Roma. Grazie, ciao. Allora Marco, parlavamo prima di lavoro, che cosa c'è nei programmi dei vari schieramenti sul tema del lavoro? Un piccolo flash.
Possiamo parlare innanzitutto di liberi uguali, che sul lavoro prevede un grande piano verde, cioè nel senso fare una commistione tra rivoluzione industriale 4.0 e innovazione energetica per quanto riguarda le rinnovabili, e diciamo, prevede tutta una serie di aliquide, scaglioni per quanto riguarda i redditi bassi, sgravi fiscali, e un punto focalizzante riguarda proprio la riduzione dell'orario di lavoro, che riguardo ai vari programmi è diciamo, presa in considerazione anche ad esempio dalla Lega Nord, che invece è uno schieramento di centrodestra, e anche la parità di salario. Invece per quanto riguarda Forza Italia e centrodestra, abbiamo parlato prima di questo Young Act di Silvio Berlusconi, che sembrerebbe essere una defiscalizzazione al 50% per le aziende che assumono i giovani. E... Ah, quindi non uno sgravio totale? Sembrerebbe al 50%, così dicono le ultime notizie. Beh, nel frattempo ovviamente se ci fossero anche delle informazioni, noi auspichiamo che possano arrivare anche da parte dei partiti, e quindi se ci sono delle precisazioni rispetto a quanto indicato, siamo pronti a accogliere quelle che sono le note ufficiali dei partiti. Vogliamo invece parlare del Partito Democratico rispetto, perché Liberi Uguali hai detto qualcosa. Il Partito Democratico, attua il suo focus su un salario minimo garantito per legge, ne avevamo già parlato nelle scorse puntate. Proposta simile anche qui a un componente del centrodestra, cioè la Lega Nord. Anche la Lega Nord auspica a un salario minimo per legge, quindi diciamo che dal punto di vista del lavoro alcune parti dei programmi si avvicinano, ecco, da un certo punto di vista. Marco, ma dove li prendiamo i soldi? Dove li prendiamo i soldi? Queste cose? Perché, è interessante. Insomma, molto bello parlare di reddito minimo, pensioni in aumento, diciamo, garantite, flat tax, eccetera. Ma tutti questi soldi sappiamo che non ci sono. Quindi... Diciamo che il centrodestra prevede un simil condono fiscale a 21 milioni per quanto riguarda i debiti con l'Agenzia delle Entrate. Ah, mi parli di quei diciamo contenziosi che 21 milioni di italiani avrebbero con il fisco. E poi prevede soprattutto una vendita di alcuni asset dello Stato, una vendita ai privati per accumulare una liquidità che poi non viene però investita, ma verrà usata per abbattere un po' il debito pubblico, perché Forza Italia, questo è diciamo un contenzioso all'interno del centrodestra, cioè Lega Nord vorrebbe sforare il 3%, mentre Forza Italia vorrebbe rientrare nei ranghi europei e quindi non sforare il tetto del 3%. Quindi per supportare la flat tax, che secondo Berlusconi potrebbe arrivare a produrre 257 miliardi di euro a pieno regime, quando costerebbe 110 miliardi di euro, diciamo una vendita in un primo periodo del governo, un governo possibile di centrodestra, sarebbe quello di prendere questi asset statali e venderli per accumulare liquidità importante, liquidità che servirebbe anche a loro per pagare subito i crediti della pubblica amministrazione. Beh, insomma, come vedete, ecco, quello che possiamo dire ai nostri ragazzi è che siamo in periodo di campagna elettorale, quindi molte promesse talvolta slegate dalla realtà e dalla possibilità concreta di realizzarle. Quindi quello che noi possiamo dire ai nostri giovani è quello di informarsi per bene, di capire e di chiedere, perché non è possibile realizzare tutto quello che i partiti ci propongono senza che ci sia l'indicazione di una copertura. Poiché abbiamo un debito pubblico ormai altissimo, sarebbe opportuno indicare sempre, quando c'è un'iniziativa politica, quali sono le coperture, come dicono molti illustri colleghi, dove si prendono i soldi per fare le cose. Quindi ai giovani diciamo, ascoltate, però attenti a quella che è la realizzabilità delle promesse elettorali. Allora, Marco, noi ci diamo appuntamento come al solito a domani alle ore 12. Scriveteci, mandateci le vostre idee, le vostre proposte, le vostre domande e anche i vostri video, perché
è molto importante la partecipazione di voi giovani e quindi diciamo sempre l'impegno di giovani per giovani diventa centrale. Oggi vi facciamo vedere anche un video che è arrivato dall'estero, che è arrivato da Praga, dove c'è anche, abbiamo raccolto le impressioni di un giovane studente Erasmus. Sapete quanto Corriere Univ tiene e tenga a questo tema, che è quello dell'esperienza dell'internazionalizzazione del tirocinio, e quindi abbiamo chiesto a Gabriele, che ci sta dando una mano lì in Repubblica Ceca a Praga, di intervistare un giovane italiano all'estero e sapere come si stanno muovendo i nostri studenti Erasmus. Voteranno, non voteranno, come lo faranno? L'appuntamento, come sempre, a Giovani al Voto è alle ore 12 con il Corriere dell'Università.it. Vi auguro una splendida giornata e vi aspetto tutti domani. Grazie. Ciao, ci troviamo a Praga. Come potete vedere si gela qui, però noi abbiamo pensato di farci una piacevole camminata lungo il fiume e sono qui con Leonardo. Ciao. Adesso ti farò un po' di domande, Leonardo. Sono pronto. Bene, spero tu ti sia preparato. No, no, in realtà assolutamente. Sarà tutto improvvisato, però come mai sei qui a Praga? Allora, io studio medicina a Padova e ho vinto una borsa Erasmus e passerò qua tutto l'anno. Sai che il 4 marzo si vota? Sì, so che il 4 marzo si vota, assolutamente. Bene, sai più o meno anche chi sono i candidati? Come... So chi sono i candidati, nella mia esperienza e storia di elettore poche volte sono stato così sconfortato, però sappiamo, sono un po' informato su chi siano i candidati, poi ancora un'idea su chi votare, immagino fosse la prossima domanda, non ce l'ho. Bene. Ho già escluso parecchi partiti, parecchi candidati, però qualcuno che mi entusiasmi non c'è e okay. Come al solito sembrerebbe il meno peggio. Perfetto, quindi voterai per esclusione, immagino. Voterò assolutamente per esclusione, purtroppo. Ok, ti va di rendermi partecipe del ragionamento che hai fatto, pensi farai? Allora, il ragionamento che ho fatto, tanto stando qua è stato un po' più difficile informarsi rispetto a stare in Italia. Non fosse altro perché non ho il VPN, quindi la Rai non mi prende, Sky non mi prende. Allora, dei grandi schieramenti che fondamentalmente possiamo riassumere in uno schieramento di centrodestra con Salvini, Berlusconi, Meloni, 5 Stelle con Di Maio, poi PD con Renzi, poi assieme alla Bonino con Più Europa e poi abbiamo il partito di Grasso. Quelli che mi sento proprio di escludere in toto sono il Movimento 5 Stelle e i partiti di destra. Non mi rispecchio in quasi nulla dei loro programmi e di ciò che dicono, ecco.